Ma cosa ci hai messo dentro? Brucia! No, non ho messo niente! È tutto... Questo spazio non bruciava prima! Ah, grazie! Ora andrò a fare canestro! Sì! Mi sa che però voi avete fatto il pieno. Allora... Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Chi è al telefono? Robby! Ciao amico mio, dimmi, sei per arrivare? Sì, bravo, mi stavo annoiando. Stai arrivando subito? Ok, ciao. Ah, meno male, così gioco con il mio amico. Ah, è arrivato. Ciao Robby. Diego, amico mio, battici questi. E oggi ci divertiremo un sacco. Non vedevo l'ora di questa giornata. Non so chi scegliere, ma tanto qualsiasi squadra andrò a scegliere ti batterò sicuramente. Non è vero. Io prenderò la Roma. Sì, 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 sono fortissimo. E io l'Inter. Guarda che se vinco però poi non ti devi lamentare, eh? Vabbè, se mio amico non mi posso lamentare. Lo so, è vero, tra amici si gioca sempre. Dai, dai, guarda la piglio. Ora te la prendo, ma la guarda qui. Guarda qui. Oh, non mi fare fallo, eh? Non mi... Se mi fai fallo mi arrabbio. Dai, vai. No, 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 Diego! No, Diego! Sì. Oh, non ci posso credere! Vabbè, solo uno l'hai fatto, eh! Adesso lo rifaccio io, ora lo rifaccio io. Inter 1! Roma al momento ancora 0. Oh, ho finito tutta la ricerca da sola. Dovevo aiutarmi la mia nemica Dani, ma... in ritardo e io non lo sopporto. La maestra mi ha messo proprio con la mia nemica che la odio. Mi poteva mettere con Ludovica, con Genoveva, non so, con qualsiasi persona, ma tranne Dani. Ah. Ma io non potevo andare dall'estetista? No, la maestra ha detto che dovevo venire da Chiara. Uffa! Il pinguino, anche se non vola, è un uccello. Ma li devo andare proprio ad aprire? Non può rimanere sotto la pioggia fredda e gelida. C'è nessuno? Scusami Chiara, hanno suonato il campanello. Cosa stai facendo lì? Che pizza. Chiara, allora smettila, perché devi fare la ricerca con Dani. Io non voglio Ma sentire... Ma l'ho fatto da sola! Io non voglio sentire una mosca ci vola, ok? Non ci sono mosche. Oh, finalmente mi hai aperto, sta diluviando. Vedo, c'entra, fa fastidio. Sì, tieni, questa è la mia borsa e questo è il mio cappotto. Chiara, hai fatto tutta la ricerca? Io non ho molto tempo, devo andare dall'estetista. No. E questa sarebbe la ricerca? La maestra ci ha dato un foglio così piccolo. Va bene, se proprio dobbiamo stare insieme, ma... Sai cosa? No, la devi stropicciare. Dirò alla maestra che l'ho fatta tutta io. Non dire così, se non mi arrabbio. Non mi arrabbio. Ok, nuovo gioco. Però voglio iniziare io. No. Allora facciamo sasso, carta, forbici per chi inizia. Okay. Va bene? Sasso, okay. Carta, forbici. No. Uffa, sei fortissimo. Uno. No. Oh, solo uno hai fatto. Io proverò a fare di più. Ma tranquillo, anche se ti batto, vincerà l'amicizia, perché noi siamo veri amici. Io! Ho fatto due! Ah, guarda, ti ho superato! Ora tocca a te, amico mio. Meno male che tu sei venuto, mi stavo proprio annoiando. Ma su, Diego, gli amici servono a questo. Puoi chiamarmi ogni volta che vuoi e io per te sarò sempre disponibile a venire qui a casa tua o tu a casa mia e giocare assieme. Grazie, Rob, che ci sei. Thank you.
il tuo turno, eh? Ehi, mi sembra che ora non è il turno di nessuno, perché sono le 4 del pomeriggio e Diego deve fare i compiti per domani. No, no, non deve fare i compiti, li ha già fatti i compiti. Non li ha ancora fatti, Chicco, e se poi domani vai senza aver svolto i compiti, la maestra sai che si arrabbia. Ma mamma, io voglio stare con Robby. E scusami, Chicco, e quindi i compiti che cosa facciamo? Io gli darò una mano, così staremo ancora più tempo assieme. Sì, che ne dici? Bravo, Robby, un'ottima idea. Va bene, non mi interessa, quindi tra un'ora ti verrò a controllare i compiti se effettivamente li hai fatti, ok? Te e il tuo amico, ok? Li faremo tutti in un battibaleno. Ok, la ricerca l'abbiamo fatta. Io vado a prendermi qualcosa da mangiare, ho proprio famissima. No! Questa è casa mia e decido io, non è casa tua, ok? Ok, allora preparami tu qualcosa da mangiare. Quindi la sai bene? Sì che la so, certo. Prendimi un panino con il salame, anzi no, con la Nutella, grazie. Pensa che io gli farò pane e Nutella? No, no, io gli farò pane, sale e Nutella. Un po' di... ma non un po'. Tanto. Sarò troppo cattiva? No, 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 gliela farò pagare. Lei non ci darà. Cosa fanno quei panini bianchi? Io le risponderò. Mangia, mangia, che ti fa bene. Che il mio piano abbia inizio. Dani, è pronto il tuo panino con la Nutella? Dani, è pronto il tuo panino? Grazie, Chiara, anche se ci hai messo davvero tantissimo tempo. Ne vuoi un po'? No, no, sono sazia. Sicura? Va bene, ok. Ma... è salato! Che cosa ti hai messo? Cosa impari? Che schifo, ti odio! Vieni, vieni. Che schifo! Il panino più brutto che io abbia mai mangiato! Ora mi vendicherò io. Allora, qui dobbiamo ricopiare le frasi di sopra, ma sotto ce la puoi fare. Hai già fatto la L, l'apostrofo e la E. È molto semplice. Vai, ti aiuto io. Bravissimo. La E con l'accento, mi raccomando, quella con la stanghetta sopra. Perfetto, sei bravissimo. Continua così, finiremo. In me che non si dica. E tua mamma poi ci lascerà giocare tantissimo altro tempo alla play. È bagnata, ti ha. Sì, la prima frase è completata. Ecco la seconda frase. Mi fa male la mano. Ti fa male la mano. Mamma Giulia, non c'è da nessuna parte. Quasi quasi il tuo amico può darti una mano. Il pulcino è giallo, ok? Giallo! Ecco, ho fatto anche la seconda frase. Hai visto? Il tuo amico ti ha aiutato a fare anche i compiti. E la mano che ci sei. Tranquillo, quando vuoi, il tuo amico Robby ti aiuterà sempre. Mamma! Mamma Giulia! Abbiamo finito! Guarda tutte le frasi ricopiate! Super veloci siete stati! Pure qua! Esatto. Sì, mi sembra un pochino strano che è stato fatto in così poco tempo. Ma vabbè ragazzi, potete andare a giocare! Andate pure! Andiamo! Chissà come mai Diego, quando è in compagnia del suo amico, finisce sempre velocemente i compiti. Vabbè! Non ci posso credere! Un momento, ma... sbaglio quello? Deve essere lo smalto preferito di Chiara! Mi è venuta una bellissima idea! Guardate, è proprio questo! Fingerò di mettergli lo smalto come delle vere amiche! Ma poi dentro ci metterò io qualcosa! Vediamo cosa trovo qui! Non ci credo! Guardate! È del peperoncino ed è rossissimo! Chiara piangerà e si pentirà di quello che mi ha fatto. Aprirò lo smalto e glielo metterò dentro. Non si accorgerà di niente. Oh, forse ne ho messo un po' troppo, ma è perfetto. Agitiamo ed è pronto per utilizzarlo. Chiara, guarda cosa ho trovato! Vieni, è importante! Chiara, guarda qui! Questo è il mio smalto!
Io lo sapevo, è per questo che ho deciso che di mettertelo. Perché? Beh, perché ogni tanto faccio qualcosa di buono per te. Ok, va bene, mettilo. Vado, ok. Un secondo. Mettilo bene. Certo che te lo metto bene, hai dubbi? No. Io ti voglio bene. Scusami, non capiterà più. Vado, ti metto anche la seconda passata a quest'altro dito. Ma cosa ci hai messo dentro? Brucia! No, non ho messo niente, è tutto... Questo tutto sbaglio tranquillo. Non bruciava prima! Non bruciava? Ecco la mia vendetta, Chiaretta! Guarda che quella misteriaccia, mi brucia un sacco! Ai, mi brucia! Mi continua a bruciare! Che cosa ti ha messo Dani lì dentro? Mamma mia! Ora gliela farò pagare! Brucio un sacco! Sono arrabbiatissima! Sono infuriata! Oh, ok, allora... Chi sbaglia il canestro è un perdente! Vai! Oh, no. Sì! Ora tocca a te, tocca a te! Vai! Oh, sì! Ah, sei troppo forte! Ora tocca a me però! Io ti alzerò e faremo una super schiacciata. Ok? 3, 2, 1, vai! La mega schiacciata degli amici! Vai! Sì! Amico mio, te la lancio! Ah, grazie! Ora andrò a fare canestro! Questo lo stavo leggendo! Dammelo! Ah, e allora spostati! No, ti sopporto più! Lascialo! Ehi, che cosa sta succedendo? Non si alzano le mani, lo sapete! Spiegatemi che cosa sta succedendo! Beh, è semplice, mamma Giulia! Io mi stavo sedendo qui e Chiara mi ha rubato la poltrona! Chiara, non lanciare il libro sulla testa di Dani! Dammi il libro! Ok, mi sa che però già voi avete fatto il pieno. Allora, come ti sei permessa? Ora ci penso io a finire i capelli. No, lasciami stare. Basta, ora decido io di andarmene da no, tua. Basta, decido io. Adesso mi separo e la prossima volta farete la ricerca separate. Fatevi via. Ciao. Ti sembra normale di esserti comportata in questa maniera con una tua amica? Quella non è una mia amica, è una mia nemica! Meno male che hanno finito. Ehi ragazzi, scusate se vi disturbo, ma sono le 6 del pomeriggio e tu devi tornare a casa. No, di già! Sì, mi dispiace, ma tornerà o domani o dopodomani, perché ora dovete salutarvi. E se mettiamo il loro orologio indietro? Non si può, Robby, lo sai, devi andare a casa perché ti aspetta Dani. Io intanto vado a finire di fare una cosa e ci vediamo alla prossima. Ciao, Robby! Va bene, amico mio. Ci dobbiamo vedere un altro pomeriggio assolutamente. Grazie che sei venuto. Ci vediamo domani. Sì, domani, ciao. Ciao a tutti, macchiette e macchiettine. E benvenuti in questo nuovo folle. Come potete notare ci sono i nostri amici. Io sono Dani. E io sono Robby. Quindi se non l'avessi ancora fatto, vai a sbirciare il loro canale, perché ne vedrete delle belle, anche con i nostri due cuccioli. Vabbè, bando alle ciance, oggi faremo una cosa... Bando alle chiappe! È vero, bando alle chiappe, oggi faremo una cosa che non è mai stata fatta sul nostro canale. Mai! E io sono prontissima! Posso dirlo io? Dillo! Giocheremo a Squid Game! Squid Game! No, no, io vado via! Mamma, ha dimenticato di dire? Nella vita reale! Quindi mettetevi belli comodi perché inizia il primo gioco. Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Ragazzi, sta per arrivare il cattivo di Squid.
primo gioco. 1, 2, 3 stella che si muove. Eliminato! Quindi 3, 2, 1 iniziamo! Ho trovato una margherita. Ma è il modo di scherzare questo? È una cosa seria. Dobbiamo concentrarci, altrimenti perderemo. Quindi? E che significa perdere? Tu sarai il primo a perdere, già lo so. Uffa. Allora, amici, si sta per preparare questo brutto cattivo. Allora, ci siete? Pronti! Ok, al 3 voi dovrete stare fermi come delle statuine. D'accordo. Tutto chiaro? Sì! 1, 2, 3. Abbiamo delle belle statuine, molto ferme. Guardate un po'. C'è Pallino che controlla. Ragazzi, pure il cattivo di Squid Game sta controllando. E mi sembra che sia convinto. Mamma! Vabbè, Chiara ha un po' di... Chiara! Dico, si è mossa, la testa. Vabbè. Ah, ragazzi, mi sa che ha scelto. Niente, Robby squalificato. Ma come? Ma sono caduto, non vale! Ora riprenderà di nuovo. 1, 2, 3. Vedi? Sì. Tutto c'è... ok, devi vincere. C'è qualcuno che si sta muovendo anche troppo. Secondo te, brutto cattivo e pagliaccetto rosso? Anche secondo me figlio Diego si stava muovendo. Guardiamo un po'. Niente, fermo. L'impresa è molto ardua. Dani, mi puoi tenere per favore questa racchetta? Perfetto Dani. È stata messa da Robby la racchetta. Qualificata. Robby, è tutta colpa tua, io lo sapevo. 1, 2, 3. Mi sa, ragazzi, che sono arrivati contemporaneamente tutti e due. E chi viene eliminato? Non lo so, deciderà questo brutto. Chi vince? Ragazzi, vi fa vincere tutti e due. Vabbè, prossimo gioco. Seconda sfida. Gioco del sacco nero. Chi prima arriva al traguardo vince la sfida. Allora, ragazzi, siete super carichi per la nuova sfida? Sì! Questa volta non perderò all'inizio. Sì, certo, Robby. Io sarò la vincitrice. Nonna! Robby? Grazie. Mamma, solo per dirti che... Chiara? No, io. Niente, te l'ha rubato Diego. Mio! Oh, uffa, sarò l'ultima. Ah, quindi hai perso? Sì! Cosa dici, Robby? Pallino, devi dire tu qualcosa, Robby, perché qua non... Robby? Vabbè, no comment. Pronti? Sì, non ancora! Oh, meno male, dopo 2 ore forse ce la facciamo! Tutti belli carichi e quindi 3, 2, 1... No, aspettate, chi cade? Niente, squalificato, a Dani gli si è bucato il sacco, e Chiara pure, vince Diego! Yeah! Vince Diego! Ma scusami un attimo, Diego, alla fine hai vinto tu? Ma Squid Game, non abbiamo capito, chi è che ha vinto? Chi ha vinto? Non ci posso credere, sì! Ha vinto Dani, ma scusami, per quale motivo? Ma dove sono? Ho vinto! Robby! Mi spiace, questa sfida l'ho vinta io. E l'ha detto il cattivo di Squid Game. Sei scarso? Ragazzi, ma voi la sapete la terza sfida? No. Ma quale sarà? Non lo so, ma spero che sia una semplice. Secondo voi, quale potrebbe essere la terza sfida? Scrivetelo nei commenti. L'ultima sfida, il tiro alla fune. Chi cade sarà squalificato. Preparatevi che sta arrivando! Guarda! Che cos'hai in mano? Una corda. Una corda? Guarda,
tipo dobbiamo fare con questo? È il tiro alla fune! Oh mamma, io sono scarsa in questo! Ma come facciamo con le squadre? Signor cattivo di Squid Game, ci potrebbe dire le squadre? Io voglio stare con lei. Io voglio stare con lei. Tu? Diego? Vai lì! Vai! Ok. Poi? Chi io? Tocca? Dani? Ok. Lì. Vai lì con Diego. Quindi... cosa fai? No. Allora, siete rimasti voi due, ma che cosa devono fare? Voi due? Okay, più vicini. Insieme, cioè vi rendete conto? Quindi Diego, sono maschio e femmina e maschio e femmina. 3, 2, 1, via! Tira Diego! Tira! Vai Chiara! Ma quanto è forte Diego, Chiara! Ci credo! Diego, usa tutta la forza che hai! Uno, due, aspetta, aspetta, sto cadendo! Diego! Vai Diego! Chiara, sto per usare tutta la mia forza! Tra 3, 2, 1... Non è giusto! Robby, tu hai più muscoli di me! Io? Io e Diego non li abbiamo! Aiuto! Sono fortissimo! Sì! Uno! Due! Ha capito che avevo vinto, ma non fino a questo punto! Ma abbiamo vinto! Sì! Ops! Mi sa che Robby si è fatto male! Robby, che cosa è successo? Oh, è arrivato il cattivo! Allontanatevi! Allontanatevi! Oh mio Dio! No! Ragazzi, si è portato via Robby! Prontissimi! Sì, signor capitano! Sì! Come vi chiamate? Daniela! Hai sbagliato il Gildo! No, Robby. Mi chiamo Roberto. Ok. Chiara! Diego! Soprannome? Dani. Robby. Tutti mi chiamano figlia Chiara. E tutti mi chiamano figlio Diego. Quanti anni avete? Mi fai questa domanda perché mi si vedono già le rughe. 22. 94. Oppure 26. Ecco, ora va meglio Robby. Ma che dici? Ce la sai? Sette, volevo dire. No. A tu anni quando le compi 8? Sì, hai migliore. Io ho 7 anni. Io ce ne ho 5. Il vostro colore preferito? Ovviamente il rosa. Giallo, blu, verde, rosso, nero, bianco, marrone. Hanno detto un solo colore. Giallo. È lilla. Il blu e l'azzurro. Qual è il vostro animale preferito? Robby, lui è il mio animale preferito. Fai vedere come fa il verso della mucca. Eccolo, è bravissimo. Ok, non sono animale però io, Dani. Allora dico il cane. Io l'aquila. Ecco, ho detto che è un animale. Il mio animale preferito è... è Criciato. Il mio animale preferito è il leone. Grazie. Vabbè, basta. Il vostro cibo preferito? Non quello che cucina Dani. Io so cucinare molto bene. Comunque, la pizza e la Nutella. Io i cannoli siciliani, buonissimi. Mi piace il petto. Il petto, Diego. Vabbè, io risotto giallo. La cosa più bella che avete mai fatto? Domanda molto difficile. Rispondi prima tu, Robby. Mi sono fidanzato con Dani. Ma ora sei anche romanticone. Quando ho comprato la mia borsa firmata bellissima. Dovevi dire quando mi sono fidanzato con Dani. Sì, volevo dire quando ti ho dato il primo bacio. Meglio. La vacanza più bella abbiamo fatto con papà e con Chiara, con la mamma e con la nonna e con la zia e con il nonno. Sì, abbiamo capito. Siamo andati in Grecia. Aspetta, il mio posto più bello è stato andare... Milano. No, in mare dove c'era la pelle. La cosa più brutta che avete mai fatto? Quando mi sono fidanzato con te. Dai, no! Allora mentivi prima. Sto scherzando. Io invece vi dico che quando ho dorato i piedi di Robby super puzzolenti, stavo per
È stato bellissimo quello. Oh, mamma, che brutti ricordi! Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Quando la mamma si è dimenticata i documenti a casa, eravamo in vacanza e ci dovevamo imbarcarci, è successo un casino, quindi chi non l'ha ancora fatto? Vabbè, dai. I video che abbiamo dimenticato i documenti a casa e ve la lascio sulla faccia di Diego. No, fra la stessa. Vabbè, mia. La cosa più brutta è quando mi hanno riparato il dentino. Non so come si fa. Operato, Diego. Va bene, andiamo avanti. Da quando fate YouTube? Da un anno e mezzo. Da 6 anni. Un anno e mezzo, come già. A lui sono 2 anni. Tu compri... Zero. No, vabbè, andiamo avanti, telecameraman. Seguite mamma Giulia e figlia Chiara? Robby, stai attento a quello che rispondi. Ci hanno scoperti. L'altro giorno erano al supermercato e io li ho seguite. Se ne sono accorti. Di cosa stai parlando? Che li seguo per strada, proprio. Ah, no, sul canale loro di YouTube. Ah, quello sì, certo. Sì, seguiamo. Sì, ovvio. Siamo noi. Io già mi dai il cuore. Quali scioglilingua sapete? Tre tigri contro tre tigri, tre tigri contro tre tigri, tre tigri. No, questo non lo sai, quindi. No, non lo so. Vabbè, le file da pollo, invece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci, vedi la calabria, vedi la pelle di pollo, invece vedi la pollo. Dietro un palazzo c'è un povero cane pazzo. Dato un pezzo di pane al povero pazzo cane. Io non lo so. So solo di Cappuccetto Rosso, ve la conto. Diego, c'era una volta Cappuccetto Rosso. Diego, quella è una storia, abbiamo capito tutto. Tutti sanno la storia di Cappuccetto Rosso. Vabbè, andiamo avanti. Il tuo sogno nel cassetto? Il mio sogno nel cassetto è quello di girare tutto il mondo. Dipende, ho 2 cassetti, uno per le mutande e uno per i calzini. Quale devo dire? Io non ce la posso fare. Potete prendervelo dopo l'intervista, grazie. A me mi piace, è da piccola che mi piace girare il mondo per poi scoprire tutto. A me mi piace il mondo di più bello, Roma. Roma, Roma. Perché? Roma mi mente qua in centro. Tra poteri per la Calabria. No, dico... Roma e Calabria. Dico, ma che cavolo dici? Ha detto il tuo sogno nel cassetto. Un sogno che vorresti fare. Cosa dici, Diego? Ma tutto bene? Sì. Vabbè, andiamo avanti, non l'ho capito. Guardate i video di Dani e Robby? Ovviamente, noi siamo i primi fan di Dani e Robby. Davvero? Sì, cioè in realtà siamo noi Dani e Robby. Io no. Io sì, perché sono iscritta al loro canale da... Io sono solo Tito. Anch'io. Io li guardo. Io non li guardo, perché non li guardo mai. Guardo solo... Charlotte. Cosa vorresti fare da grande? La marmellata. Com'è la marmellata? Come si fa la marmellata? Non lo so. No, Robby, io vorrei continuare a fare video per YouTube, ma anche fare il medico. Il medico delle marmellate? No, il medico dei tuoi piedi, così diventano più profumati. A me mi piacerebbe fare la parrucchiera, ma io ho cambiato idea. È da tanto che aiuto la mamma a cucinare, quindi voglio fare la chef. Sono indecisa. Chef video, mentre che faccio cucino, faccio delle ricette strane. Posso dirlo io adesso? Va bene. A me mi piace fare il dottore, vai avanti. Il dottore che cura le persone. Pratichi qualche sport? Diciamo ogni tanto, perché mi piace molto mangiare. Però fare sport fa bene, quindi vado per mangiare di più. Nuova tecnica. Io invece porto tutto il cibo che si mangia lì dal supermercato a casa. E qua è già uno sport. Non è fare sport. Fidati lui. Io no. Io lo facevo. Io facevo ginnastica. No, ginnastica acrobatica. Devo scegliere il pot. Sì, ora qua volevo fare pattinaggio, però vabbè. Andiamo avanti, per favore, please. Dove siete nati? Io sono nata a Lanciano, in Abruzzo. Io in una sala di ospedale. No, Robby, la città dove sei nata. Ah, la sala di ospedale a Termoli. Ah, quindi siamo nati nella stessa regione. Davvero? Ma che domanda stupida dalla parte.
pancia della mamma. Tu invece? A Pietranicole. Il video più divertente che avete fatto? Il prossimo che gireremo, quindi non perdetevelo. Quando ho riempito la macchina piena di post-it in macchina di papà Antonio. È stato molto bello. Qual è il vostro saluto? Lei è Dani. Lui è Robby. Noi siamo Dani e Robby. Ciao a tutti, macchiette e macchiettine, e benvenuti in questo nuovo Folle